Questo iniziamo a dire che è un tema a te molto caro, perché vediamo se italiano e non solo, credo più seguito, no, avendo molti follower sui social, ma il messaggio che si vuole dare, no? Si può fare e trasmettere qualcosa col mondo del volontariato anche attraverso un profilo di dialogo? Sì, si può, perché anche attraverso i social si può portare la propria testimonianza. Una testimonianza che deve essere credibile, è una testimonianza che porta poi il proprio vissuto. Bisogna cercare di essere se stessi sui social, non cercare di omologare gli altri per, tra virgolette, avere il cosiddetto successo, ma vederlo come uno strumento che dà la possibilità di raggiungere coloro che sono lontani, coloro che tu non incontri nella giornata, nel quotidiano, nel reale, che sono anche a chilometri e chilometri di distanza. Quindi quello che si può portare è un messaggio di speranza, un messaggio d'amore, un messaggio di accoglienza, di perdono, tutto quello che è positivo si può dare all'altro, si può fare anche attraverso i social. Aiutare gli altri, aiutare i bisognosi, no? Cioè, questo è il senso del volontariato che si deve consolidare ancora di più. Sì, perché bisogna davvero entrare nella vita degli altri sempre a punta di piedi, però entrare non significa invadere il loro campo, ma mettersi in ascolto, perché ormai non ci mettiamo più in ascolto l'uno dell'altro. Infatti la malattia di questo secolo, come ormai si dice sempre, è la solitudine. Ci sono tante persone sole che si rifugiano anche nei social per trovare conforto, ascolto. Io ricevo migliaia di messaggi da volte al giorno, dove sono persone che mi chiedono aiuto, ma addirittura solo di essere ascoltato. Quindi quello che sarà anche un volontariato, cioè aiutare l'altro, proprio piccolo attraverso i social, che poi deve diventare reale però nella vita di ogni giorno, si deve fermare lì, altrimenti diventa una strada in cui conosce, ma portarla nella realtà e cercare davvero di aiutare l'altro. Noi come centro servizi a volontariato incoraggiamo queste iniziative che tendono soprattutto a promuovere dialogo tra generazioni, ma a promuovere anche militanza, impegno. Le nostre associazioni hanno bisogno di energie giovanili che non siano solo energie fisiche, ma energie intellettuali, sensibilità. E quando ci sono queste iniziative, oltretutto anche con un relatore così impegnato nel mondo dei social, certamente non possiamo far altro che incoraggiare, assecondare e stimolare laddove è possibile partecipazione. Sinergia è una parola chiave per Galattica, la nuova misura delle politiche giovanili, perché diciamo, il concetto che c'è alla base di questa misura è proprio il fatto che cresce è un'azione impossibile senza l'aiuto dell'altro, no? Quindi per poter crescere non servono azioni isolate, ma servono azioni sinergiche in relazione con gli attori del territorio, no? Quindi Galattica fondamentalmente mette in rete attori che concorrono alla crescita personale, prima di tutto, sociale, oltre che professionale dei giovani. Quindi diciamo in questo senso questo evento si cala, no, perfettamente nel senso profondo della misura Galattica, che nasce proprio da un processo di partecipazione giovanile Puglia Ti Vorrei, dove i ragazzi hanno proprio chiesto momenti, spazi di incontro fisici dove poter scambiarsi, confronti, per poter appunto crescere da tutti i punti di vista.